Buon compleanno a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Oggi volevo parlarvi di un film originale Netflix dal titolo Il sequestro di Stella, ma prima mettete un bel mi piace così sulla fiducia e un'iscrizione ed ora possiamo anche iniziare. Ok ragazzi, mi sono visto questo film che all'inizio devo ammettere sembrava molto molto bello con la preparazione del rapimento e i vari primi piani in cui si palpa l'adrenalina e lo sconforto del protagonista. Diciamo che alla fine la trama è praticamente questa, è solo la storia di un sequestro dal punto di vista dei criminali nel suo modus operandi più puro. Sequestriamo la vittima, chiediamo il riscatto e la liberiamo, punto. E tutte le dinamiche anche inerenti al rapimento, come comportarsi, come non farsi vedere in faccia, come nutrirla e farla andare di corpo, insomma tutto in maniera molto minuziosa ed impeccabile. Il problema però è nella sceneggiatura della trama successiva e di tutto ciò che ne consegue, perché ci sono state delle scelte infelici che proprio non sono riuscito a mandare giù. Per quanto ho avuto modo di leggere, dovrebbe essere un remake della scomparsa di Alice Creed del 2009. Per gran parte del film la donna Stella è legata a un letto e imbavagliata. La recitazione dei tre interpreti non è male e cresce in complessità man mano che vengono rivelate ulteriori informazioni sulle loro relazioni e storie secondarie. Gli ultimi momenti del film sono abbastanza avvincenti. Comunque mi ha fatto un po' strano che Vic, uno degli assalitori, quello più psicopatico per l'esattezza, quando il suo collega va in bagno, dopo circa 2 minuti gli dice di sbrigarsi, di aprire la maledetta porta e gli dice anche perché ha fatto la pupù invece che la pipì e che non sentiva la puzza di merda. Insomma, un complessato allucinante, anche se alla fine le sue deduzioni gli davano ragione, ma vabbè, forse era troppo esagerato, ma volevano rendere la scena adrenalinica, ma è risultata quasi ridicola. Poi la cosa che mi ha dato fastidio e accade circa 3-4 volte durante il film, cioè un numero spropositato di volte, sono le cazzo di pistole che non servono a niente e che i cattivi non sanno usare minimamente. Perché se tu hai una pistola, hai un vantaggio assurdo sulla vittima, non puoi permetterti di avvicinarti alla distanza minima, ma devi stare ovviamente sempre nello spazio di sicurezza. Niente, loro inevitabilmente per buona parte del film si avvicinano fino a toccare la persona con l'arma, così quest'ultima li può attaccare ed il vantaggio va a farsi fottere. Queste sono le basi, e questa cosa è stupidissima. Una cosa veramente stupidissima. Come poi succede anche persone che colpiscono random i nemici e questi fanno volare la pistola proprio ai piedi dei primi. Cioè, un culo spropositato. È successo ben 2 volte nel film. È una cazzata. Insomma, queste cose mi fanno un po' girare i coglioni. Comunque ragazzi, non so più che altro dire perché alla fine la trama questa è, in fin dei conti il film è mediocre, senza particolari guizzi e originalità, essendo poi anche un remake, quindi io gli concedo un 6, ma proprio veramente veramente risicato e spero che questa recensione vi sia piaciuta. Se così fosse, mettete un bel mi piace, commentate, condividete, iscrivetevi e noi ci vediamo come sempre ad un prossimo video. Ciao ragazzi, ciao 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 ciao!